Fai il pieno di energia è lo slogan che abbiamo scelto per lanciare il progetto sulla mobilità elettrica di ERA. Va detto che questo progetto vede il coinvolgimento della Regione Emilia-Romagna, dei comuni di Imola e Modena e anche quello di Enel, con cui abbiamo stretto un'alleanza per sviluppare in maniera più efficace questo progetto all'interno della Regione Emilia-Romagna. Progetto che ha avuto anche il riconoscimento dell'autorità, essendo uno dei 7 progetti di maggiore importanza a livello nazionale e che rappresenteranno i progetti di riferimento per verificare le possibilità di sviluppo della mobilità elettrica all'interno di questo paese. Con questo progetto ERA oggettivamente si pone all'avanguardia sul livello delle migliori città a livello europeo, ad esempio come Amsterdam, dove i cittadini potranno beneficiare della possibilità di usare l'auto elettrica non solo all'interno delle città di Imola e di Modena, dove disponiamo della rete di distribuzione, ma grazie all'accordo con Enel anche all'interno e indifferentemente delle città di Modena, Reggio Emilia e anche Rimini. Perché un progetto come quello che ERA sta lanciando può essere considerato un progetto unico a livello nazionale? Innanzitutto perché ci siamo posti il problema di porre al centro il fruitore del servizio, grazie a quell'intercambiabilità che garantirà attraverso queste colonnine di ricaricare le proprie auto indifferentemente nel posto in cui la persona si trova. Secondo motivo per il quale penso che questo sia un progetto unico a livello nazionale è perché copre un territorio che è vasto oltre 150-200 km e è in grado di garantire la possibilità di coprire quell'uso dell'auto elettrica non solo intracittadina come avviene nelle grandi città di Milano, Roma e Amsterdam come citavo, ma anche per coprire quel pendolarismo da una città all'altra. Terzo motivo per cui è unico è perché vede il coinvolgimento di soggetti che da tempo operano e lavorano nell'ambito della mobilità elettrica. Non solo il gruppo ERA ha da anni ormai un parco installato di quasi 50 vetture, ma giova ricordare che ad esempio il comune di Imola, nell'ambito del progetto della nuova centrale di cogenerazione, da 2 anni sta sviluppando una propria mobilità per i propri mezzi interamente incentrata su mezzi elettrici. Oggi, come sappiamo, il limite più grosso dell'auto elettrica è l'autonomia, nel senso che è in grado di viaggiare per circa 150-160 km prima di dover ricaricare le proprie batterie. Le colonnine poi, peraltro, saranno disposte all'interno della città in modo da consentire ai diversi utilizzatori, nel caso in cui esaurissero la loro ricarica, di poter liberamente ricreare l'autonomia necessaria per ritornare alla loro abitazione, nel caso dei cittadini, o alla loro azienda, nel caso delle imprese. Vorremmo provare a sviluppare delle soluzioni tecnologiche in modo da consentire anche magari sul telefonino di poter vedere sul classico Google Map la disposizione di queste colonnine e quali sono disponibili per l'eventuale ricarica, in modo che l'utilizzatore possa avere il massimo della flessibilità e dell'informazione per essere garantito di non trovarsi a piedi per strada. L'iniziativa è ovviamente aperta a tutti i privati che vorranno comprarsi l'auto elettrica e che per questo vorranno dotarsi di un ricaricatore all'interno della propria abitazione, perché poi non va dimenticato che al di là del limite che citavo prima dell'autonomia, alla fine le statistiche oggi ci dicono che il 90% delle persone ricaricano la propria auto durante la notte. Non va dimenticato che se da un lato le auto elettriche costano un po' di più delle auto tradizionali, ma su questo c'è un intervento recente del governo che definisce degli incentivi specifici per l'acquisto delle auto elettriche che andranno a pareggiare il costo rispetto a un'auto col motore tradizionale, dall'altro invece il costo di esercizio è enormemente più basso. Fatemi infine fare una breve sottolineatura sul perché ERA è coinvolta in una sperimentazione di questo tipo. Beh, innanzitutto va detto che, come dicevo prima, ERA è un utilizzatore di auto elettriche da tempo, anche per il tipo e la natura di servizio che presta in alcune aree della città. Secondo elemento è perché ERA è anche un importante soggetto nelle attività commerciali di vendita elettrica, avendo oggi circa 500.000 clienti e quindi la possibilità di offrire ai nostri clienti nuovi ma anche futuri, diciamo, una fornitura, un contratto per l'alimentazione dell'auto elettrica rappresenta un complemento essenziale e riteniamo anche importante per qualificarci sul mercato.
Terzo fattore è perché, venendo poi all'interno della regione Emilia-Romagna, dove questa sperimentazione ha luogo, era e anche un importante produttore da fonti rinnovabili, quindi siamo in grado, soprattutto in questa prima fase, di assicurare un reale impatto zero per queste auto, in quanto l'energia elettrica che consumeranno sarà prodotta dagli impianti di cui disponiamo, che sono gli impianti fotovoltaici a biomasse, all'interno di questa regione. L'ultima sottolineatura forse va fatta in merito alla logica in cui si contestualizza. Va detto che, come da tempo presentiamo, la sostenibilità è una delle colonne portanti della strategia del gruppo e un progetto di mobilità elettrica perfettamente si inquadra in una cornice strategica di questo tipo. Quindi, per concludere, cosa posso dirvi? Buon pieno d'energia a tutti!